quando è difficile ottenere finanziamenti per la propria impresa, il rischio è quello di finire nelle mani di estorsori o usurai, tanto più in un momento di difficoltà economica. E non si tratta più di individui che prestano denaro con guadagni esorbitanti, ma di soggetti che tendono a cannibalizzare le imprese stesse degli usurati con finalità illecite. La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ha organizzato due seminari in cui esaminare il problema e proporre soluzioni, avvalendosi del supporto della sezione Veneto dell'Albo dei Gestori Ambientali e dell'Associazione Libera. Solo da pochi mesi, si può dire un paio d'anni, siamo scesi anche a poter fare del microcredito per le imprese più fragili e più piccole, ma sempre comunque con l'obiettivo che non siamo la banca tradizionale, siamo un appoggio per chi vuol fare la start-up, chi vuol partire, per chi in qualche modo ha bisogno di sentirsi meno solo. E la verità è anche un'altra: oggi per partire serve, o anche per recuperare una situazione difficile, serve in qualche modo avere degli aiuti precisi, che non sono solo quelli economici, sono anche quelli di recuperare una linearità di lavoro, quindi dal business plan, da quello che può essere un progetto a medio termine, perché anche le banche hanno bisogno di capire se una persona viaggia a vista o se ha un progetto di respiro che può recuperare e che può essere messo di nuovo in gioco. E su questo credo che tutte queste situazioni di come oggi, dove si va a dire guardate che non siete soli, sono non encomiabili solo per quello che è stato fatto oggi, ma per chi prima di noi prima ha fatto nascere questo senso e questa disponibilità. L'ente camerale dispone di un ufficio di progetto sulla legalità e attraverso il registro delle imprese ha avviato una stretta collaborazione con le forze dell'ordine provinciali tramite la piattaforma Regional Explorer REX. L'altro versante è quello della necessaria creazione di un ponte di collegamento tra le istituzioni che si occupano di repressione di questi fenomeni e il soggetto usurato. E questi non possono essere i corpi intermedi a cui l'usurato possa da un lato rivolgersi serenamente senza interfacciarsi per forza, per esempio con la Guardia di Finanza, di cui capiamo le difficoltà, visto che probabilmente l'usurato molte volte ha un'impresa anche sicuramente un'impresa in difficoltà e con quell'impresa ha fatto probabilmente delle altre violazioni anche di natura fiscale, ma che siano anche queste stesse associazioni con diramazioni sul territorio a poter segnalare a noi autonomamente situazioni anomale. Il monitoraggio dell'assetto delle imprese e dei passaggi di proprietà, oltre agli strumenti di sostegno ed ascolto degli imprenditori in difficoltà, è un percorso vincente. Serve prima di tutto una valutazione, cosa che non si fa più, una valutazione sulla validità del progetto di investimento. Oggi si buttano dentro alcuni parametri, alcuni dati, si preme un bottone e viene fuori il semaforo giallo, il semaforo verde o il semaforo rosso. Se è rosso, è no. Indipendentemente quasi, anzi senza quasi, indipendentemente dalla conoscenza del progetto, dalla verità del progetto e della conoscenza e della serietà di chi propone il progetto. Gli usurati non denunciano, un atteggiamento confermato anche nel territorio del veneziano e del rodigino. Il fenomeno c'è, ne siamo convinti, quando escono indagini viene dimostrato. Non c'è l'evidenza che dovrebbe esserci, tanto più come dicevamo oggi, in un momento come questo dove tutti gli indicatori, tutte le situazioni che stiamo vivendo e abbiamo vissuto portano ad affacciarsi a canali alternativi di finanziamento dove i canali tradizionali non sono più accessibili.